Ben ritrovati ad una nuova puntata di Vivere in Salute, trasmissione di informazione dell'azienda sanitaria del Verbano Cusiossola. Oggi parliamo di telemedicina, andremo e vi porteremo con le immagini e le interviste in Val Formazza, precisamente nel municipio di Formazza dove l'ASVCO ha installato una cabina di teleconsulto, la prima cabina di teleconsulto piazzata, installata in Piemonte e in Italia, quindi direi che è un sistema di eh, sanità di prossimità, quindi portare dei servizi Vicino ai cittadini, soprattutto in un paese di montagna come è Formazza. Lo spiegheranno alcuni che, interverranno nel giorno, che sono intervenuti nel giorno dell'inaugurazione. A partire dal direttore generale, la dottoressa Chiara Serpieri. Era presente anche il Presidente della Regione per l'evento veramente significativo, quindi era presente il Presidente Cirio, ma con l'intervista di Maria Grazia Varano sentiamo il direttore generale dell'ASL. Una data storica per l'Asla del Barbano Cusiossola, una sorta di rivoluzione no? in quelle che sono le cure dei territori decentrati. Sì, e siamo molto contenti perché non era neanche un anno fa che abbiamo cominciato questo progetto e oggi inauguriamo la prima delle, tele, delle telecabine che abbiamo scelto, per la verità copiando dai. Cugini d'Oltralpe francesi, che ormai ne fanno un uso abbastanza intenso nei territori simili ai nostri, montani, come dire distanti dai luoghi di erogazione delle cure tradizionali e che hanno dimostrato che sono uh, una modalità di erogazione di servizi sanitari uh, molto gradita dalla popolazione, molto utile, soprattutto quando ci sono problematiche di risorse professionali come nel nostro caso. E come funziona questo servizio? Allora, uh, il servizio può uh, erogare diverse tipologie di prestazioni, sia di natura generalista con il medico di medicina generale, sia di natura specialistica per alcune specialità. Per per le quali è dotato di dispositivi specifici. Noi in questo momento partiamo con l'attività del medico di medicina generale, che ha già l'ambulatorio qui a Formazza, che però risiede qui soltanto poche ore alla settimana e quindi può dedicare altre ore in aggiunta a quelle che già fa ai suoi pazienti attraverso la cabina di teleconsulto. Eh, poi abbiamo formato anche degli specialisti, eh, cardiologi, eh, otorini, dermatologi e con loro faremo delle attività specialistiche mai di prima visita, sempre di Visite di controllo piuttosto che comunque di follow up, e, attraverso questa formula di, eh, di teleconsulto, sempre e soltanto su prenotazione. Noi abbiamo già strutturato le agende sia per il medico di medicina generale che per gli specialisti e un po' alla volta vedremo a secondo del gradimento della popolazione. Allora, il punto è che Formazza è un luogo con una popolazione sufficientemente limitata. Quindi, noi avremo tutto il modo con dei numeri abbastanza piccoli di valutare bene eh, la nostra organizzazione, il modo con cui possiamo configurare i servizi. E una volta che avremo fatto bene eh, come dire, le, le valutazioni del caso, potremo eventualmente scalare il progetto su aree dove magari eh, la quantità di popolazione è un, un po' più rilevante. Anche perché il servizio dovrebbe essere esteso anche a Macugnaga. A che punto siamo? A Macugnaga siamo in attesa che il comune abbia finito i lavori di ristrutturazione della sede del municipio, che era in corso di ristrutturazione, ma credo che sia proprio in questi giorni. Eh, la telecabina è già pronta, sta aspettando di essere installata. Il costo di questo progetto? Allora, il costo di questo progetto è relativamente limitato, nel senso che se considerate che, eh, bon, facendo finta, che, pensando che, che la telecabina venga utilizzata a 5 anni, eh, questa, questa telecabina costa 100 euro la settimana. Uh, il che uh, ci consentirà di valutare uh, un costo assolutamente minimo per ogni visita che noi faremo uh, con, con questo strumento. È immediatamente operativa? Sì, sì noi siamo già operativi, la, la dottoressa che ha avviato il servizio, che è la nostra pioniera, è già um, formata, è già uh, all'opera, i suoi pazienti hanno cominciato già. A prendere un po' di confidenza perché la telecabina è dentro nella sala visita del, del centro medico. Sindaco Formazza, pioniera in questo progetto per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusiossola. Sì, quando l'ASL ci ha proposto di essere il progetto pilota l'abbiamo accettato subito perché sappiamo che c'è questo problema di carenza di medici di medicina generale e noi eravamo in una situazione di forte difficoltà. Eh, abbiamo la dottoressa Killi che ci garantisce una mezza giornata alla settimana, ma come potete pensare, sia per i residenti che per la popolazione che aumenta in maniera spondenziale nel periodo del turismo, questo è insufficiente. Questa è stata un'idea innovativa e abbiamo pensato di voler partecipare a questo progetto, ma proprio perché pensiamo che almeno c'è un qualche cosa per risolvere il problema della carenza dei medici che comunque c'è e è assodata. Eh, sicuramente è un progetto, come si, si dice spesso, che è una compensazione e non una sostituzione, però è quella compensazione che a noi ci manca proprio per. La continuità assistenziale. Eh, sappiamo che questo progetto può essere implementato con altre specializzazioni o specialità eh, ambulatoriali, quindi, questo ci fa ben sperare se c'è partecipazione sicuramente dalla parte dei medici. Ehm, di, di, di creare quella, un ambulatorio eh, un po' più a 360 gradi, quindi a sostenere quella che è l'assistenza primaria, però a implementarla con anche eh, altre specialità. La popolazione come ha accettato questo servizio? Allora, è curiosa sicuramente e anche un po' perplessa perché è un'innovazione. Eh, oggi c'è la giornata di apertura e da un po' di tempo che ne stiamo parlando, faremo una giornata poi specifica per noi con la dottoressa e la host, perché la dottoressa si avvarrà e l'Asla la ci ha messo a disposizione una host perché quando il medico è, è collegato, deve esserci una persona che supporta e che muove quelli che sono i presidi della telecabina. Quindi queste due figure sono molto importanti, già collaborano e faremo una giornata. C'è sicuramente molta curiosità e non c'è chiusura, c'è la voglia di capire per, per accettare magari un metodo diverso. Presidente, ha voluto sperimentare in prima persona questo servizio? Beh, ho voluto sperimentare perché questo è un servizio innovativo, siamo all'avanguardia in Italia, abbiamo preso anche spunto dai cugini francesi che già lo utilizzano nelle loro montagne ed è un'occasione unica per dare... Il diritto alla salute a tutti, a tutte quelle persone che decidono di vivere in montagna, in una regione che si chiama Piemonte era doveroso farlo, e pensare, immaginare che in questa vallata eh, molte persone, soprattutto le persone più anziane, invece di doversi recare all'ospedale di Domodossola, ad esempio per fare una, un elettrocardiogramma, per fare una visita eh, o, o, o di, di Otorino alla lingoiatria, per fare una, una visita eh, che eh, devono avere naturalmente l'interfaccia di un medico potranno farla stando qua seduti in questa struttura avendo di fronte a me, come io in questo momento collegato, l'ospedale di Domodossola o il Coc di Omenia a seconda delle varie specialità, è un diritto alla salute che noi stiamo garantendo e quindi di questo sono felice perché curare la salute delle persone deve essere la prima delle nostre occupazioni. Lei eh, ha parlato di questo progetto come di un tazzello importante di quella che è la medicina del territorio. Sì, la medicina del territorio non c'era in Piemonte, non c'era in altre regioni d'Italia, ma in Piemonte mancava totalmente. Il Covid ha messo in luce questa gravissima carenza e la medicina del territorio quando non c'è la pagano soprattutto le aree montane, le aree lacustri, le aree di alta collina, le aree che sono geograficamente considerate più marginali, dove ci sono minori possibilità di collegamenti. Quindi, noi perché questo è un servizio di medicina di territorio? Perché uno ce l'ha sotto casa e pensare che uno debba farsi un'ora di macchina andare, un'ora di macchina tornare per andare a fare un elettrocardiogramma, quando invece con la tecnologia può farlo sotto casa sua, all'interno di questa cabina, di questa struttura, io credo che sia davvero un'esperienza importante e anche la dimostrazione che la tecnologia può darci dei grandi risultati anche per la salute pubblica e quindi è un investimento piemontese della regione di cui io sono molto orgoglioso. L'azienda sanitaria ha importato dalla Francia questa cabina presente nelle valli attorno a Grenoble eh, è stata Installata in Formazza e in primavera sarà installata a Macugnaga, quindi due realtà lontane: due realtà dove i cittadini potranno dialogare con il proprio medico curante e con gli specialisti che saranno a remoto, quindi non saranno presenti in loco. Ma ora sentiamo la presidente della società che ha venduto all'AS questa cabina di teleconsulto. Oggi è una giornata molto importante anche per voi? Sì, per noi è una giornata importante perché è la prima telecabina installata in Italia al servizio di una collettività. La telecabina, situata in questa località, favorisce l'accesso alla sanità per chi risiede qui. È stata installata in un'area montana, con l'ospedale a 45 minuti di distanza, sempre che il tempo sia bello. Dunque è importante poter dare un'alternativa al Paese. Il progetto è stato ben strutturato grazie all'equipe di persone che insieme hanno collaborato. La telecabina è un prodotto che ben integra la presenza e la tecnologia per dare una prospettiva alle cure mediche. Progetti simili sono già stati sviluppati con successo in zone simili in Francia, zone simili a quelle in cui ci troviamo oggi. Per il Verbano Cusiossola questo è un progetto sperimentale, una innovazione. Eh, immagino voi, per voi sia un servizio testato. Che diffusione ha? Sì, è un servizio che abbiamo già testato, vantiamo un'esperienza ormai di 15 anni sul territorio francese. Eh, diciamo che l'intento di offrire questo servizio alla cittadinanza è andare a, a colmare quelle che sappiamo essere delle criticità a livello di medicina territoriale di prossimità, offrendo quindi un servizio di continuità assistenziale medico che va a lavorare in maniera complementare rispetto all'assistenza sanitaria diciamo, tradizionale erogata eh, tramite il normale ambulatorio che si tiene qui eh, tutti i mercoledì presso il comune e poi tutti i servizi normalmente erogati dalle aziende ospedaliera del Verbano Cuso -Ossola. Qual è il vostro compito dopo la vendita di questo macchinario? Eh, noi ehm, la vendita diciamo, è solo il, il tassello iniziale, poi siamo responsabili di seguire tutto il progetto in corso d'opera, quindi eh, manteniamo comunque diciamo, il polso rispetto al funzionamento della tecnologia, cerchiamo sempre poi di migliorare il servizio per eh, facilitarne l'accesso da parte dei cittadini, la continua formazione anche di tutto il personale medico ed assistenziale eh, coinvolto nel progetto. Ora sempre con le interviste di Maria Grazia Varano, entriamo un po' più nello specifico del funzionamento della cabina di teleconsulto con il direttore del distretto sanitario, il dottor Paolo Borgotti, e con il medico di famiglia, la dottoressa Elena Achilli, che è il medico che più di altri userà questa cabina. Operativamente come funzionerà questo servizio? Sappiamo che c'è una prenotazione alla base, qual è il ruolo dell'ASL? Il ruolo dell'ASL è quello di mettere un operatore alla macchina che aiuterà i pazienti che si recheranno a fare queste visite a distanza e i pazienti visti dalla dottoressa Chilli, quindi dal medico di base, avranno delle prenotazioni gestite da noi e quindi il paziente sapr saprà l'ora esatta in cui recarsi per effettuare la visita e la dottoressa Chilli dall'altra parte, probabilmente dalla, dalla sede di, della, della salute di Crevola la potrà vedere i, i pazienti e colloquiare. Per quanto riguarda invece le visite specialistiche, saranno create delle agende dedicate per Questi pazienti quindi uno prenoterà la visita direttamente al CUB dicendo che deve fare una visita eh, presso la cabina, la telecabina di Formazza. Per quanto riguarda la figura dell'OS che eh, sarà attiva qui, eh, quindi sarà qui nei giorni in cui ci saranno le prenotazioni. Lo sarà quindi in giorni della prenotazione, aiuterà i pazienti che soprattutto saranno oltre 65 anni quindi a inserirsi nella macchina, a sanificare poi tra un paziente e l'altro la cabina e a dare delle indicazioni di base. E sulla modulistica della privacy, tutte queste cose qua. Dottoressa, lei tecnicamente è eh, colei che sarà dall'altra parte, no? che avrà il compito di visitare i pazienti. Ha fatto un corso di formazione. Sì, sì, siamo stati a Milano eh, in sede della, di questa ditta e ci hanno fatto vedere come funziona. Abbiamo già fatto anche una prova noi con le infermiere e le osse dell'Asle. Eh, io alla Casa della Salute di Crevola Dossola e loro qua e funziona. Tecnicamente che cosa succede? Succede che il paziente entra, e può, schiaccia un tasto e parte una chiamata e io poi mi collego e vedo il paziente, ci sono vari strumenti medici e in base a, non so, al problema si può non so, misurare la pressione, provare la febbre, sentire il cuore, c'è cioè l'elettrocardiogramma. Si possono prendere un po' di parametri medici e quindi avere poi. Un certo riscontro che so, rispetto a una telefonata, eh, hai dei parametri in più. Dottoressa, lei è colei che inaugura questo servizio, no? un servizio innovativo, tecnologicamente avanzato, che effetto le fa? Eh, sono emozionatissima, eh, entusiasmante, sono onorata perché sono la prima in Italia. Per cui... Speriamo, sento, so, sento la responsabilità che sarà molto nelle mie mani, nel senso che dovrò invogliare i pazienti di qua a usare questo servizio. Ho avuto modo di parlare con i pazienti, capire che cosa ne pensano. Sì, 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 beh c'è qualcuno un po' diffidente, ah cos'è questa cosa, io non entrerò mai lì, altri invece sono curiosi e mi chiedono, è già un po' che dentro nell'ambulatorio, per cui l'ho già fatto vedere ai miei pazienti. sì. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie di averci anche in questa occasione seguito. Ci eh, ritroveremo ad un'altra puntata di Vivere in Salute. Continueremo anche nel corso del 2024 ad aggiornarvi su iniziative, nuovi progetti, eh, attività, servizi dell'azienda sanitaria. Io mi auguro che abbiate compreso quello che è il funzionamento di questa cabina che è già entrata in funzione e che consente, consentirà ai cittadini di formazione di poter dialogare per controlli e per alcune prestazioni con specialisti e col medico di famiglia che si trovano non in loco ma si trovano a chilometri di distanza. Questa è la telemedicina, questa è la cabina di teleconsulto. Arrivederci ad una nuova puntata di Vivere in Salute.